Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Eleonora, oggi voglio fare un video ad alto contenuto intellettuale e che amo fare, cioè far vedere i risultati del mio bottino di cose che ho acquistato con il Black Friday, che sono elegantemente riposte in questa sofisticata borsa del Penny Market, che è un supermercato. Allora, dato che io sono chiaramente una fine economista, che voglio dire Mario Draghi, scansate proprio. Ho deciso di fare una cosa molto saggia. Ho deciso di acquistare, fare delle scorte dei prodotti che verrò utilizzato durante l'anno che verrà nel periodo del Black Friday, pagandoli di meno, perché comunque li avrei utilizzati, li avrei comprati lo stesso più avanti con un prezzo maggiore. Quindi ho detto perché non comprarli adesso? Nella fattispecie sono quasi tutti prodotti di bellezza, perché quest'anno mi sono resa conto di aver speso più o meno l'equivalente di un monolocale a Rimini in prodotti di bellezza, e credo che chiunque dirà: vabbè, ottimi soldi ottimamente spesi, visti i risultati. Genio! Per cui ho detto: vabbè, visto che ci investo abbastanza, prendiamoli con gli sconti. Quindi in questa bellissima borsa ci sono una marea di cose che ho comprato, che cercherò di presentare il più rapidamente possibile. Poi forse ne arriveranno delle altre in caso farò degli aggiunti a questi video. Allora, principalmente sono prodotti di skincare con un po' di make-up. Se riesco, farò dei segmenti per ogni brand, ma se non riesco, cosa che è molto probabile, niente, li annuncerò. C'è un bordello qua dentro, non si capisce, quindi spero di riuscire a prendere i prodotti per brand. Brand numero uno è La Roche-Posay, nel senso che io ho la pelle grassa e tutti mi dicono, me l'ha detto anche una dermatologa, che La Roche-Posay è un ottimo brand per la pelle grassa, soprattutto nella branca F. Clark, credo si pronunci. Quindi ho acquistato un po' di prodotti di quel set. Quindi nella fattispecie ho acquistato il gel detergente, quello per detergere il viso, che è questo bel boccettone azzurro. Poi ho preso questo siero ultra concentrato con acido salicilico, acido glicolico, LHA e niacinamide lenitiva, che ho letto che fa, che ho letto che è perfetto, oltretutto è la cosa più costosa, quindi me lo auguro. Poi ho preso il tonico, no, anzi, la lozione astringente, che se non sbaglio la lozione è quella sorta di via di mezzo tra il tonico e la crema idratante, ma potrei aver letto una fregnaccia, per cui pigliate con le pinze questa info. Questa è la lozione astringente microsfogliante. E poi ho preso questo non cadere. E poi ho preso la F. Clark Duo, trattamento correttivo e purificante anti-imperfezioni. Ho risparmiato una trentina di euro rispetto al prezzo pieno per acquistare questi prodotti. Ora io mi ho fatto il calcolo del costo totale, non mi ricordo, comunque mi ricordo più o meno il risparmio, e quindi questi prodotti numero uno. Poi, visto che appunto io consumo creme del viso, per il creme viso, come non lo so, come una Ferrari ciuccia benzina, ho deciso di prendere altre. Quindi il secondo brand è Kiehl's. Kiehl's è un brand del gruppo L'Oreal, piuttosto conosciuto per una serie di prodotti iconici. Io detesto la parola iconico perché viene utilizzata veramente per qualunque cosa, cioè tipo questo prosciutto iconico, questo paio di scarpe iconico, ma l'ho utilizzato lo stesso. Serve altro. E tipo il contorno occhi all'avocado, che non ho mai provato e non ho nemmeno acquistato. Anche in questo caso ho preso un set di prodotti per la pelle grassa e ho preso l'Ultra Facial Oil Free Cleanser, gira la ruota, il detergente, che è per la pelle grassa, la normale a grassa. Poi ho preso anche in questo caso è il tonico, che dovrebbe essere astringente, il Rare Earth Pore Refining Tonic con l'argilla amazzonica bianca, che appunto dovrebbe astringere, restringere, vabbè, rimpicciolire i pori. Poi ho preso questa crema, da Ultra Facial Oil Free Gel Cream, che è la parente del cleanser. E poi, ovviamente, sul sito dicevano che se tu spendevi più di un tot ti avrebbero dato dei piccoli cadeau, dei piccoli regalini che ti paghi praticamente, a forma di Pandoro di Panettone. Ora, io sono perfettamente consapevole che queste siano delle strategie di marketing per far spendere più soldi agli allocchi come me,
Ma insomma, potevo non farlo, assolutamente si poteva, ma perché? Quindi, per aggiungere la cifra necessaria per acquistare, per ottenere in omaggio questo stupendissimo affare a forma di panettone, così tu dici snota panettone perché sennò la gente tipo me, che ha sempre fame e rischia di mangiarselo, ho anche acquistato questi due mini cazzilli, campioncini insomma, 10 euro l'uno, quindi campioncioni, di shampoo agli amminoacidi che, da quello che ho capito, dovrebbe far bene ai capelli grassi. Io ho quei capelli grassi che nei momenti, soprattutto estivi, a volte hanno quel bellissimo ed elegante effetto olio del McDonald's. Quindi io ho deciso che provo questi prodotti. Spero non mi piacciono perché costano un botto. Se mi piacciono, poi mi tocca pure comprarli. Però mi incuriosivano. Ma ovviamente lo scopo del loro acquisto è stato quello di avere questo affare qua, che io ho già aperto con estrema delicatezza. Adesso sto per romperlo, ma cioè non voglio romperlo. Ma ecco, e dentro ci sono tre campioncini, ma proprio inini in questo caso. E abbiamo il Ultra Facial Toner, un mini toner. Poi abbiamo il famigerato Creamy Eye Treatment all'avocado in mini size, tipo sembra un monocolo. E poi abbiamo pure a calendula serum infused water cream, che è tipo una crema alla calendula, che se non erro è un fiore, e l'ho trovato, sono veramente tanto 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 carini, cioè lo so che sono quelle cose che spingono la gente ad acquistare di più e spendere di più, ma sono troppo carine, sono veramente troppo troppo carine. Io che lavoro nel marketing, queste idee me le devo fregare. E poi vabbè, c'è la possibilità di scegliere dei campioncini, io praticamente senza saperlo ho preso le stesse cosine, perché sono il Deep Cleanser sempre alla calendula, il Line Reducing Concentrate, credo sia tipo boh, una crema, un siero per le rughe, per evitare il Botox, e poi un altro campioncino del Creamy Eye Treatment all'avvocato. E queste sono skincare, ma non ho mica finito. Vuoi fare la skincare? No. Perché infatti ho deciso di ordinare anche da un ulteriore brand. Ah, qui ho risparmiato comunque tanto, almeno il 40% per acquistare questi prodotti rispetto al prezzo pieno l'ho risparmiato. Non credo di essermi fatta truffare, nel senso che alcuni aumentano i prezzi e poi dopo te li scontano, perché comunque erano tutti i prodotti questi che ho comprato che stavo monitorando da tempo e che da tempo volevo comprare, quindi mi ricordavo abbastanza il costo. No, li ho presi tutti e poi no, ne manca uno, non li ho presi tutti, cosa sto dicendo? E poi sempre per la skincare ho preso il set per la pelle grassa di Freshly Cosmetics, che è un brand vegano, cruelty free, cazzi and mazzi, che volevo acquistare da tanto 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 tempo. In realtà io non avevo intenzione di prenderli, però ad un certo punto stavo cercando tutt'altro, ma il Google maledetto mi ha suggerito che il brand, quindi ho detto perché non andare a controllare se fanno degli sconti. L'ho visto che facevano degli sconti fino al 50%, quindi mi sono accaparrata il set col 50% di sconto e ho goduto tantissimo. E qui abbiamo, vabbè, andiamo in ordine magari che è più sensato. Aspetta, ritrovo dov'è prima. Allora, vabbè, abbiamo il Rose Quartz Facial Cleanser con la saponina, è una cosa che esiste, Ayurvedic Saponins, non so cosa sia, fiore di loto e olio di chia. Ed è molto carino perché questo packaging è, cioè, sembra vetro, c'è, cioè, una roba resistente. Ora io non faccio la prova del 9 di buttarlo per terra e vedere se regge, ma mi pare piuttosto resistente. Poi abbiamo il siero, Enzymatic Serum, con gli enzimi di Pompelmo, i probiotici e i salicilati, boh, esistono, derivanti dalle piante, non so se esistono. Poi abbiamo questo Lime Purifying Facial Toner con lime, aloe vera e camomilla, che è un toner che ti spruzzi, con anche l'affarino, lo spruzzino. E poi abbiamo il gel idratante. Mi sono dimenticata di far vedere in realtà i packaging, perché di questi chiusi delle scatoline, perché sono fichi, soprattutto i colori. Anche questi packaging sono in vetro, ma il colore, questo è fighissimo, è verde, cioè è una crema verde. L'altra, che adesso faccio vedere perché secondo me ne vale la pena, è blu. Sono bellissime. Sono veramente, veramente, veramente carine. Guardate che bello. Non so se si vede, ma comunque questo veramente è blu notte ed è veramente fico. Come utilizzo, penso che andrò in ordine cronologico di quelli che ho acquistato prima. In realtà sto anche cercando le mie creme della vita, le mie creme ideali. Quindi magari se
dopo aver utilizzato queste, qualcuna in particolare mi fa meglio di altre, magari le riacquisterò. Poi, già che c'ero, in realtà questo era in omaggio, il Golden Radiance Body Oil, è un body oil, un olio corpo in omaggio, in credo sia mini size, boh, non lo so. Questo lo proverò tra poco perché, vabbè, non so di niente. Perché sì, perché ho quasi finito quello che utilizzo, io sono molto lenta con le cose corpo, ma penso che questo lo utilizzerò. E poi ho anche acquistato questo spray alla cheratina per i capelli, perché uno dei miei obiettivi, che è uno dei miei preferiti perché non devo praticamente fare niente per raggiungerlo, è quello di avere i capelli più o meno lunghi fino al coccige, il sedere, diciamo. E solo che appunto essendo diventati piuttosto lunghi, perché comunque mi arrivano già quasi, sono, arrivano più o meno qua, devo curarli e quindi sto comprando tutti questi prodottini che costano un botto e c'era anche questo qua che in realtà scontato l'ho pagato abbastanza poco. In tutto ciò l'ho pagato col 50% in meno, quindi ho risparmiato il 50%. Non ricordo i prezzi esatti, però li ho risparmiati. Poi adesso la skincare viso è terminata e ci sono prodotti di make up e body care. In questo caso sono prodotti di Avon e sono fighissimi perché iniziamo con il body care, poi chiudiamo in bellezza con il make up. Sono fighissimi perché hanno un profumo stupendo. Abbiamo questo bagnoschiuma gingerbread shower cream che è gigantermo, pesa tipo mezzo chilo, che sa tantissimo di pan di zenzero. Quando te lo metti, poi tu profumi di pan di zenzero per giorni no, però anche dopo che ti sei lavata. È bellissimo, mi veniva voglia di mordermi, di mangiarmi. Poi c'è questo set piedi composto da una specie di affare da mettere quando fai il pediluvio, la crema, no, la maschera piedi e la crema piedi. In questo caso sono al cioccolato e alle nocciole, e anche questo se lo usi sa tantissimo di cioccolato e nocciole, e a me verrebbe tanta 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 voglia di mangiarlo. So che se lo mangio però finisco all'ospedale, però stavo anche pensando che se finisco all'ospedale domani non mi tocca andare a lavorare, e dato che non ho voglia di andare a lavorare quasi quasi potrei anche valutarlo. Niente, comunque sono veramente, veramente buoni anche come odori. Il bagnoschiuma lo sto già utilizzando e questi li utilizzerò presto. Però ecco, queste cose con questi odori molto goduriosi, magari sono leggermente chimiche, ma adoro. Adoro perché mi portano gioia e felicità. Perché la gioia e la felicità va ricercata nelle piccole cose. Poi, per concludere in bellezza questo video maratona acquisti sconsiderati, abbiamo dei prodotti di make-up. Allora, questi due prodotti sono di Avon e sono un eyeliner. Io l'eyeliner non lo so assolutamente mettere, ma questo mi impedisce di comprarlo e di indossarlo? Assolutamente no. Ed è carino, l'ho già iniziato, quindi lo posso anche far vedere. Questa punta abbastanza sottile, abbastanza sottile, poi non sono molto esperta, per cui l'ho trovato però scrive bene. Poi ho preso questa palette, che è molto bella, guardate i colori, è bellissima, non so se c'era. Oltre a questo ho già iniziato a provare ad utilizzarla, chiaramente anche con il trucco, ripeto, mi diverte, però il mio livello non è dei migliori, ma lo sto appunto, sto un pochino imparando. E quindi ho visto questi colori che erano molto belli, perché erano molto festivi, e quindi ho detto, visto che la mia vita non è un carnevale di Rio, ma possiamo provarla a farla diventare con queste piccole cose, ho pensato che sarebbe stata cosa buona e giusta acquistarla. Poi, e ho finito perché credo che sia anche venuta l'ora di congedarmi, in Cosmopolitan, che è un giornale, non c'entra una mazza con il Black Friday, ma volevo comunque condividere questa cosa, c'era in omaggio questo rossetto di Catrice, che a me piace un sacco il fatto che abbia scritto Catrice sul fianco, ed è un colore, boh, rosa nude, non lo so, non c'è scritto il nome, Demi Matte 090. Io non so mettere appunto il rossetto, come non so fare una marea di cose della mia vita, però ho visto questo e l'ho voluto prendere, e sia mai che il 2022 sia l'anno della svolta in cui diventi un'esperta nel mettermi l'eyeliner, mettermi il rossetto e vivere una vita equilibrata e dare un senso ai miei giorni, chi può dirlo? Quindi niente, questi sono alcuni degli acquisti che ho fatto per il Black Friday, di cui in realtà sono molto orgogliosa. Mi sono permessa di spendere un pochettino di più rispetto a quello che spenderei solitamente, A perché erano in sconto e sono comunque tutte cose che utilizzo, B perché questo mese sto facendo due lavori per cui in realtà me li sono in pago.
E sono soddisfatta, sono anche molto curiosa di vedere se queste creme faranno effetto. So che non bisogna cambiare crema spesso, però a me durano tipo circa 2 mesi, quindi credo che in quel tempo la pelle abbia tempo, scusate il gioco di parole, di adattarsi. Se qualcuno di voi ha utilizzato questi prodotti e mi sa dire se sono funzionanti su pelle grassa, mi faccia sapere, anche se non sono funzionanti, ma li ho comprati, quindi li utilizzo. E niente, grazie mille per l'attenzione. Sto aspettando anche un'altra cosa, magari se riesco. Farò un video, non c'entra più di tanto con queste cose, però mi piaceva condividere anche quella. Vedrò. E niente, vi ringrazio per l'attenzione. Peace and love.